Amici ed amiche, una buona giornata a tutti da un'idea di TP. New Commodore 64, New Commodore 64, è ancora new perché c'è ancora tante novità, nuovi giochi usciti del Commodore 64. E oggi andiamo a vedere uno non recentissimo, 1997, che va a omaggiare, se così si può dire, prende spunto in maniera abbastanza clamorosa da uno dei più bei titoli commerciali per Commodore 64, cioè Miami Monsterland soprattutto, Miami Monsterland e anche Creatures, per tutto l'insieme di come è strutturato il gioco. Si chiama It's Magic, l'avete ancora sentito? Chi lo sa? 97, quindi fuori tempo massimo per Commodore 64, e poi c'è uscito anche It's Magic 2, che prossimamente andremo a vedere. Però questo è molto interessante. Ne approfitto oggi per sono in real e ne approfitto per provare la mia nuova periferica che mi sono regalato, e cioè la Kung Fu Flash. Mi sono preso una Kung Fu Flash, sentivo il desiderio di prenderla perché io ho il dataset digitale, come chi mi conosce sa, ma il dataset digitale ha la limitazione tra virgolette che può fare solo file tipo cassetta, file tape, e a me mi andava bene così perché io sono amante della cassetta, però purtroppo certi giochi commerciali odierni escono solo in versione disco o in versione immagine cartuccia, e quindi non potevo giocarlo in real, e per me è importante, io sento la necessità di giocarlo in real. E allora ho optato per questa cosa qua, per la Kung Fu Flash, che sicuramente non è una Ultimate, non fa le cose della Ultimate, non è paragonabile alla Ultimate. Però perché ho scelto questa? Perché innanzitutto l'hanno ottimizzata molto bene, il prezzo è ancora abbordabile, la Ultimate, a parte che è difficilissima a trovare oggi, ma a dei prezzi veramente completamente folli, anche la Kung Fu Flash sta aumentando, e allora ne ho approfittato adesso di prenderla. Cosa si tratta? Si tratta di una cartuccina da inserire nello slot cartuccio del Commodore 64, dove è molto semplice l'interfaccia, l'utilizzo molto semplice, molto molto immediato, molto intuitivo, e basta solo prendere tutti i file dei giochi in formato Kung Fu Flash. A differenza del dataset digitale, non supporta i file cassetta, ma a me non mi interessa perché avendo il digitale, il dataset digitale non è un problema, ma quello che mi interessava è che supporta file disco e immagini cartucce e altro, e lo fa in maniera ottima. E l'ho scelta per il prezzo, e l'ho scelta perché la Kung Fu Flash è molto supportata, infatti sono la versione 1.32 adesso, oggi, e questo cosa vuol dire? Questo vuol dire che è ottimizzata sempre e fa cose, sempre più cose, le fa sempre meglio, e quindi è un'ottima alternativa, e sono molto soddisfatto. Quindi oggi giochiamo It's Magic su Kung Fu Flash, è molto molto veloce, e ti permette di giocare in real, e questa è la cosa molto molto importante. It's Magic 1987 fa chiaramente un omaggio, si potrebbe definire anche uno spin-off a questo punto di Miami Monsterland, perché è uscito anche il seguito, che ancora più accentua nel gameplay la somiglianza con Miami Monsterland. È un ottimo titolo, anche se non è ai livelli di Miami Monsterland, nonostante sia uscito alcuni anni dopo. Sì, perché anche qua c'è una piccola parentesi da fare, perché purtroppo io sento molto spesso fare questo paragone dei titoli odierni nel mondo Commodore 64, quelli che sviluppano gli appassionati oggi o negli ultimi anni, a
quelli commerciali, quelli dell'epoca, quelli che noi abbiamo giocato, e praticamente buttano merda su quelli dell'epoca, in pratica, perché sento continuamente dire: guarda, però cosa poteva fare il Commodore, questi, guarda cosa ci hanno offerto noi, cosa ci hanno dato noi, e perché di qua e perché di là. Ma in realtà, secondo me, sono due mondi molto distinti e da tenere separati. C'è il mondo commerciale Commodore 64 e il mondo odierno, dove lo sviluppo, dove la conoscenza, dove gli strumenti aumentano per fare cose a questa macchina che probabilmente, anzi sicuramente, non erano possibili da fare all'epoca. A tale riguardo, come ho letto, l'avevo già detto in un altro video questa cosa, un'intervista alla Avery, al Sarah Jane Avery, dove gli facevano appunto questo tipo di domanda: ma secondo lei si poteva all'epoca programmare con questa qualità, con queste conoscenze su Commodore 64 in tempo commerciale? E la Avery ha risposto che non si poteva. La Avery ha risposto che si sarebbe potuto fare meglio, ma purtroppo c'era la questione tempo, ma non si poteva perché non c'erano i programmi, non c'erano le conoscenze, e il mondo Commodore è ancora tutto un mondo da scoprire. Ma non solo il mondo Commodore, questa cosa qua del Commodore, che oggi è una macchina che fortunatamente è ancora piena di appassionati, che c'è tanta gente che ci lavora attorno. Ma provate a pensarci anche sulle console, anche sul VIC-20, anche sullo Spectrum, quello che programmano oggi non si era mai visto all'epoca, ma questo è abbastanza normale. Proviamo a pensare ai titoli che uscivano per le console, i primi titoli al lancio delle console, e paragoniamoli ai canti dei cigni, ai titoli usciti al canto del cigno della macchina. Beh, se ci pensate un attimo, sembrano due giochi di due macchine di generazione diversa. Questo perché nel corso del tempo uno sviluppa, conosce, sperimenta, strizza le capacità della macchina. Quindi è giusto che sia stato così, perché fa parte dell'evoluzione del videogioco. Io adoro i giochi dell'84 su Commodore 64, dove era puro esperimento, dove si giocava molto sulla fantasia, molto sul gameplay, poco sulla grafica, ma sono titoli straordinari, come lo sono quelli dell'85, dell'86, dell'87, dell'88, ho altri motivi, sempre con maggiore conoscenza. Miami Monster è uscito nel 93 e penso che sia una delle espressioni massime di riuscita, di conoscenza, di programmazione su Commodore 64 in tempo commerciale. Poi parte un'altra epoca, aiuta, pensate ai Seuk, Seuk odierni, cosa fanno? Non sembra più neanche Seuk, ma ci sono anche sicuramente conoscenze maggiore, ma anche programmi che non esistevano all'epoca, quindi non si possono paragonare, sono due mondi completamente differenti ed è giusto che sia andata così. Comunque, dopo questo lungo preambolo, It's Magic, andiamo a fare una partita di It's Magic. Cos'è It's Magic? Prende chiaramente ispirazione da Miami Monsterland, e anche la storia parla di un gattino che in Miami Monsterland era un dinosauro, ma guardate, lo sprite è similissimo, è molto simile già dallo sprite, stile grafico, creature, colori, tutto molto simile, e anche la storia è analoga. Questo gattino ha come amico uno scienziato, un ricercatore, e va a trovarlo. Il gattino va a trovare il ricercatore durante il giorno per vedere cosa sta facendo, per fargli compagnia durante i suoi esperimenti. Un giorno il gattino va a casa del suo amico scienziato, ma non c'è l'amico scienziato. Il gattino entra comunque in casa, e come sapete il detto, la curiosità uccide il gatto. Il gatto curioso tocca cose che non deve, tocca una strana sfera di cristallo e viene teletrasportato in un mondo non suo, in un'altra epoca, in un altro universo parallelo. E quindi il gattino è spaventato, rompe anche la sfera magica nel frattempo. Quindi cosa deve fare? Deve recuperare dei pezzi di polvere magica per far in modo di poter ricreare la sfera per tornare a casa. E
E quindi ci sono due parametri che possono fare finire il livello essenziali: uno recuperare tutti i diamanti e l'altro recuperare la polverina magica. Vedete in basso a sinistra c'è l'ampolla dove andremo a mettere la polverina magica. La polverina magica chi ce la dà? Ce la dà le creature, ma solo una creaturina per ogni livello ha la polverina magica, questo richiamo lo ricordate, questo richiamo in Miami Monsters, anche in Creatures, guardate quanto è Creatures e quanto è Miami Monsters. Mi piace molto, molto 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 meglio. It It's Magic 2 è stato migliorato, purtroppo la grave pecca di It's Magic è che non ha, ahimè, musica in game, cosa che poi hanno risolto con It's Magic 2. Mamma mia, che culo, attenzione perché è pieno di trappole quel gioco qua, è un gioco che non ha tempo per concludere i livelli, quindi bisogna fare con la massima calma, perché è un gioco molto tirchio con le vite, e è un gioco dalla difficoltà giusta, secondo me, dalla difficoltà buona, e non, io devo ancora approcciarmi nel cercare di finirlo, ma il mio obiettivo adesso è uccidere tutte le creaturine, innanzitutto, fino a trovare la creaturina che ha la famigerata polvere magica. Non posso stare in testa ai nemici, ma posso ucciderli solamente sparando di questi fulmini. E polverina magica e... attenzione ai puntoni, è pieno di quelle trappole qua maledette. Polverina magica e, abbiamo detto, recuperare tutti i diamanti, requisiti fondamentali per concludere il livello, perché altrimenti quando arriveremo alla fine del livello il gioco non ci farà uscire dal livello perché ci mancherà qualcosa. Okay, tutto è semplice, la meccanica è semplice, è tutto intuitivo, ci sono poche cose da sapere. Io non ho preso la polverina magica perché l'unica creatura che ho lasciato indietro di sicuro è quella che tiene la, non quest, a parte queste che non la danno la polverina, quei specie di mosconi qua non danno polverina magica, ma c'è una creaturina che ho visto che l'ho lasciato indietro, l'unica creaturina che l'ho lasciato indietro è quella che ha la polverina magica, sicuro perché sì, attenzione perché un gioco infido, un gioco molto infido. Vieni qua creaturina, perché ti ho lasciato indietro? Eccola qua la polverina magica, adesso ho la polverina magica, ho preso tutti i cristalli e quindi posso andarmene a terminare in allegria il primo livello. È strutturato in mondi, ci sono molti livelli per ogni mondo. Oggi è una partita così, in real non voglio finirlo. Poi, ovviamente le richieste sono sempre aperte, se uno ha piacere che poi vado fino in fondo, col tempo lo faremo. E così via, livello 2, mondo sempre uno, perché sono una decina di livelli per ogni mondo, qualcosa del genere. Adesso non mi ricordo neanche più quanti mondi ha. Comunque, quello che bisogna fare è questo: recuperare i diamantini e e cercare la polverina magica nascosta che solo una di quelle creaturine qua ha. Ok? Io adesso non volevo rischiare più di tanto, ma il problema è che sono sicuro che se lascio indietro qualcosa sarà quella la creatura che ha la polverina magica. Non c'era più, non c'era nessuno qua? Non c'è nessuno. Ok. Ah no, c'era un... Bisogna stare attenti poi, perché avanzando nei livelli il gioco fa lo stronzo e... Guardate dove ha messo i puntoni, Io sono obbligato a recuperare i diamanti. Il gioco fa lo stronzo e ti fa comparire creaturine che prima non c'erano. Quindi, ma salta perché non so! Ecco, quelle morti qui, io... veramente odiose. E stavo dicendo, spesso e volentieri il gioco tira brutti scherzi, nel senso che... Attenzione a questi qua che sparano! Ma no! Perché non riesco a finire una frase. Fa brutti scherzi perché questa cos'è? Invulnerabilità? Può darsi. Sono infidi,
datemi sto polverina magica, che poi sono più tranquillo anch'io con la polverina magica. Andiamo da sotto. Scegliamo questi. Quei mosconi su lì sono sicuro che non la danno mai la polverina magica. Però guardate i puntoni dove li mettono. L'uccellino c'ha la polverina magica, eh? Sicuro, sicuro che avevo la polverina magica. Quindi ho la polverina, mamma mia, magica. E adesso devo concludere il livello. Però non, qua sono alla fine del livello, ma non posso concludere il livello. Perché? Perché mi manca quel diamantino lì. Perché bisogna prendere tutti i diamanti e la polverina per poter finire con successo il livello. Un gioco molto interessante. Livello 3. Adesso ho già poche vite perché ne ho. Non è. È difficile il giusto. Un po' di pratica, non c'è nessuna fretta, non c'è. È difficile il giusto. Banali errori possono. Poi si incazza il giusto, ovviamente, andando avanti. Ma porco il diavolo! Una brutta partita, comunque. Veramente una. Sono già. Ah, allora, quella creaturina lì in mezzo sicuramente c'è la polverina magica, eh? Attenzione, massi. Questa. Invece no. Attenzione, quel calabrone lì che spara. Fastidiosissimo. Tu ce l'hai? Non ce l'ha. Trovare la polverina. Ti rilassa. Per certi versi. Che brutta frase. Vieni qua te che. Tu sei portatore di polverina? No. Quindi. Ah, ecco i draghetti. I draghetti sparano pure. Quindi è tanto, 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 tanto. Ma io mi mostro le creatures. Il draghetto. Per me alla polverina, eh. Adesso devo fare il giro lungo per vedere. Quindi uccidiamo prima questi, che magari la polverina c'era sempre la stessa creatura, eh. E sicuramente ce l'avrà il draghetto a sto giro. O invece no, ce l'ha lui, meglio, perché non torno. Attenzione al draghetto, non torno più indietro a. Non torno più indietro a uccidere quei nemici lì che non mi servirebbe. Ok, guarda dove ha messo i puntoni proprio alla fine del livello e finiamo anche questo. Dai, buono buono. Vite te le danno ogni tanto i nemici, ogni tanto ti danno la vita. Nel quarto livello mi sembra che fa la furbata il gioco, eh? Quella furbata che vi dicevo, se non ricordo male, che all'inizio non c'è nessuno, ma se poi torno indietro, adesso vi faccio vedere quando c'è questo qua al livello, compare una creaturina che prima non c'era e è lei che ha la polverina. Adesso proviamo a sperimentare quella cosa qua. Eh sì, vedete, quella creaturina qua prima non c'era, adesso è comparsa e mi dà la polverina. Quindi questo significa che se non lo sai ti fai tutto il livello. Arrivi in fondo, ti manca la polverina e devi tornare indietro per cercare la creaturina infida che ha la polverina. Qui adesso, avendo già la polverina, devo solo prendere i diamanti. Devo solo curarmi dei diamanti e posso evitare i nemici. Stanno attento i puntoni sotto perché non li vedi, eh? E stanno attento anche quei cosi qua maledetti, infidi. Ok. No, no, il draghetto! Maledetto. Eppure, ma è cosa ancora? No. Adesso muoio, eh. Adesso mi cerco la morte perché il draghetto qua rompe i coglioni. Oh, mamma mia. Poi, ricordiamoci che sono obbligato a prendere i diamanti. Ok. Questo qua lo uccido da qua.
Ok, bello perché il raggio del mio colpo va fino a fine schermo, quindi mi facilita un attimo la cosa. Guarda dove ha messo quel diamante lì. Qua ci sono puntoni. Sono costretto a... Potevo prenderlo da sotto. Attenzione, qua è pieno di puntoni. Devo fare il giro da qua per prenderlo. Sciviamo un po' di gente prima di... Diciamolo in maniera sicura, e tranquilla. Anche se questi non hanno sicuramente la forma, sono costretto a uccidere perché c'è un cribbio, un diamante qui che sono obbligato a prendere per finire il livello. Quindi, oh, ridi e scherza. Ok, ho solo una vita, devo ancora vincere una vita. Quei punti non lo so, non mi ricordo se si vince. Fino adesso no, ma si vince ogni tanto, te la danno loro, ma molto molto raramente. Perso molte vite in maniera sciocchina. Mi sa che è l'ultima questa, non so se ti conta la vita zero. Non mi ricordo. Cavroni infami. E che palle quei cosi qua. Allora, con calma, perché sotto c'è i puntoni. No, c'è questo da uccidere innanzitutto. Ok, ovviamente. Ma no, 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 no! Vedi che morte, idiote. Che morte del cribbio, avevo ancora due vite. Potrei anche non ucciderlo, andare a vedere se... Però se non lo uccido sicuramente questo è quello che ha la polverina. E invece no. E invece no, è andata così. L'ultima vita, eh? Quindi... Aiuto! Muori uccellaccio infame. Comunque serve molta molta attenzione. Questo lo uccidiamo da qua. Sperando che magari sia così gentile da darmi una vita. La polverina. Oh, c'è addirittura la polverina, ottimo. E questo è un pensiero in meno. Attenzione ai puntoni. Ok. Con calma, potrei riuscire a finire anche questo il livello. Tanto la polverina ce l'ho già. Diamanti, sono alla fine? Pure dei puntoni io perché non li vedi, infatti, ah, dove? Calma, massima calma, finisce anche questo livello. Well done, molto bene, dai. Così vediamo quattro livelli del primo mondo. E poi sono al livello 6. Ok, andiamo avanti. Devo provare in quei livelli qua. Fare la furbata di tornare indietro qua all'inizio per vedere se mi fa comparire creature. Che fastidio quei cosi qua che sparano. Anche questi, allora c'è il draghetto sotto, lo uccidiamo subito. È molto bello però, eh. Cosa c'è? Mi ha lasciato qualcosa? No, non mi ha lasciato niente. Puntoni. Ma che palle qui. Ma che palle. Andate via. E basta. Mamma mia. Uccidiamo questo innanzitutto, che
Sono sempre le trappole in terra perché sono infidissime. Andiamo sotto. Oh, polverina. Polverina importantissima perché ti toglie un pensiero e giochi un attimo più sereno. Ok. Quindi adesso c'è il draghetto lì che mi... E niente, sono andato avanti troppo e sono morto così, sono morto così. È stata una bellissima partita, ma è un po' che ci ho giocato l'ultima volta. Comunque molto molto bello, difficile il giusto. Un bel omaggio a Mayan Immortal, anzi, più uno spin-off diventato con It's Magic 2, che andremo a vedere molto molto presto. Per oggi è tutto, è stato un piacere, alla prossima. Ciao!